Gli italiani ci credono, la crisi è alle spalle e l'economia è in ripresa. Secondo l'Istat, i consumatori e le imprese non erano così ottimisti da prima della crisi. La fiducia dei cittadini a ottobre è ai massimi da 13 anni, infatti, mentre per le aziende siamo al top dal 2007. Solo ieri erano arrivate le rassicuranti indicazioni del sondaggio che le casse di risparmio fanno ogni anno. Più di un italiano su due, ossia il 55%, è soddisfatto della propria situazione economica e la quota di chi ha aumentato i propri risparmi è salita ai massimi dal 2010 al 37% della popolazione. In occasione della 91esima giornata mondiale del risparmio, celebrata oggi a Roma, anche la Banca d'Italia, per bocca del suo governatore Ignazio Visco, ha espresso un moderato ottimismo. La crescita del 2015, prevede Visco, sfiorerà l'1% e la tendenza è verso l'1,5%. Alla domanda che proviene dall'estero, ha spiegato il governatore, si è aggiunta una ripresa dei consumi delle famiglie italiane e degli investimenti delle imprese. Ottime notizie anche sul fronte finanze pubbliche, con diversi titoli di Stato italiani ormai aventi rendimenti sotto lo zero. In sostanza lo Stato italiano riceve invece di pagare interessi su ciò che prendiamo in prestito dagli investitori. Una situazione ovviamente temporanea, ma molto positiva perché alleggerisce la nostra spesa per il servizio del debito pubblico.